Ciao, sono Valentina Lattanzio e oggi ho deciso che passerò 24 ore in piscina. Già mi viene l'ansia, anche perché fare 24 ore in piscina non è proprio il massimo. Però comunque allo stesso tempo sarà un sacco divertente, perché farò colazione qui. Perché adesso sono... Ah no, che stupida, non ho nemmeno l'orologio. Oltre alla colazione ci saranno Luke e Katie che verranno qui, perché praticamente stanno facendo una caccia al tesoro e io so tutto. Ma naturalmente dovrò far, diciamo, un po' finta di niente. Comunque, vedo tipo un tocco che arriva. Ciao, Doc! Zulu? No, perché vi deve dare una mano. Comunque, oltre alla colazione dovrò fare il pranzo, la cena. Quindi passerò proprio 24 ore qui in piscina. Spero di non aver freddo comunque, perché dopo un po' si sa che muori di freddo in piscina. È arrivato il momento di fare colazione. Ormai sono le 10:20 del mattino e io ho una fame pazzesca. A parte che è la prima volta che faccio colazione in piscina ed è fantastico. Mi sto rilassando un sacco. In realtà sto congelando, ma vabbè, dettagli. Io direi di iniziare con il Nesquik, che è fantastico. Comunque io ho paura di star male, perché sto per bere il latte con Nesquik e penso che comunque il latte sia un po' pesantino, diciamo. Quindi ve lo sconsiglio, raga, non bevete il latte in piscina. Adesso voglio scegliere un bel gonfiabile, così mentre faccio colazione mi metto sopra. Comunque raga, fra poco arriveranno Luke e Katie, perché stanno facendo una caccia al tesoro e io so tutto. Come faccio a ritornare indietro? Giuro che ce la faccio, ho trovato il metodo. Ora posso iniziare a fare colazione. Finiamo questa colazione perché voglio fare proprio un bel bagnetto. Non sono ancora entrata tutta intera dentro l'acqua, perché volevo aspettare. Ma tra poco faremo il bagno insieme, vi porterò sott'acqua. Buonissima. Colazione finita, andiamo a fare il bagno. Ok raga, ciao. Ciao raga. Ciao amore. Penso raga che devo rimanere qui per 24 ore. Raga, ma quindi che cos'è che state facendo qua? Caccia al tesoro. Katia mi ha organizzato una caccia al tesoro. Che bello, come tutte le altre. Sì. Amori. Dove c'è l'ombrellone? Ma anche io voglio venire lì, ma non posso uscire dalla piscina. Raga, pesa tipo 10 kg, non potete capire cosa. Ma Luca, ma è gigante, che cos'è? È un unicorno gigante. E io lo sapevo. Quella è la versione piccola. 5 metri per 4. Cosa? Per 2. 4 metri. Ora lo gonfiamo così, lo si prova, no? Aiuto, ci sono i gonfiabili che mi vengono adesso. Mi stanno chiudendo. Raga, ho fame adesso, non potete capire. Sto morendo di fame. Ormai è tipo mezzogiorno e a parte il caldo, ora direi di andare tipo su quei gonfiabili, no? Anche perché non ho niente da fare, devo stare qua 24 ore, adesso devo anche aspettare il cibo. Infatti ho fame, raga, cibo! Vi prego, venite a farmi compagnia! Voglio provare a fare una cavolata. Uno, due, li voglio mettere tipo tutti qua. Oh, fallimentare questa cosa. Voglio Luke e Katie, voglio un po' di compagnia, basta. Mi sono rotta di stare qua da sola. Come farò a restare qui per 24 ore? Io non lo so. È vero, ma c'è anche questo. Voi non l'avete visto. Aiuto. Oh raga, ma perché c'è l'attacco dei gonfiabili? Mi stanno bullizzando. Comunque ripeto che ho fame. Qualcuno mi sente? Sono tipo abbandonata a me stessa. One eternity later. Ma guarda qua che bel piattino. Grazie amore, che carino sei. Ti ho portato anche il coltello e le forchette. Grazie amore, sei stato gentilissimo. Come se fossi mio papà.
fa. Hai visto? Sì, che buono. Vuoi assaggiare un pezzo? Allora, ora ti fisso mentre ne mangi un po'. Come mi fisso? Vuoi un morso anche te? No, anch'io l'ho preso. E ora me lo vado a mangiare. Luca, non è buono. Di più. È fantastico. Puoi mangiare qua a bordo piscina. È veramente la fine del mondo, troppo bello. Dopo vieni a farmi un po' di compagnia. Sì, ok. Grazie. Dopo voglio gonfiare l'unicorno gigante. Quello che ti ha regalato Katia? Eh sì. Che bello, Luca, ma quanto ci metterai? Non lo so, un po'. Vado a mangiare anch'io, che ho fame. Va bene, amore, buon appetito e grazie mille. Ciao, Lu. Ciao, ciao. Io ho finito di mangiare, ma sono arrivati tutti a registrare altri video. Cioè, guardate Luca e Katia. E in più c'è Gian con Ariana Grande. No raga, non ci credo. Questa scena è troppo surreale. Oh mio Dio, che onore. Ma è un onore averla qui. Io non ci credo. Oddio no! Ariana sta vedendo! No! Oddio, è proprio una giornata sfortunata. Cosa le sta succedendo a questa Ariana? Ah, ma mettiti dal primo sole, magari ci secchi. Oh santo cielo. Io non ci credo, raga, non ci credo. Gian e la sua Ariana Grande se ne stanno andando, poverina, è un po' ridotta male. Hanno iniziato! Ma avete capito che cosa stanno facendo? Stanno gonfiando l'unicorno che Katia ha regalato a Luca. Ma che casino fa questo coso? Vi dico soltanto che è gigante. Quella lì è la versione piccolina. Salutate, amori! Ciao! Ciao! Ma che casino, mi sa che io vi abbandono, vado dall'altra parte. Ciao, ciao! Me ne sto andando, basta. Io devo fare soltanto un video tranquillo, 24 ore in piscina, cosa vuoi che sia, più o meno. E invece, cioè, guardate che casino. Ma che tiro è! Uno, due... Ma posso farmi male anche sott'acqua? L'hanno quasi gonfiato tutto! Mi sa che stasera mi ritroverete ancora qua su questo unicorno. Che bello che è, raga! Ti piace? È stupendo, lo amo! Ma mi sa che i nostri amici non hanno sentito niente perché c'è quello che fa casino! Hanno finito di gonfiarla e questo è il risultato. Adesso sono arrivati anche tutti gli altri e mi sa che forse saliremo là sopra. Ciao amore! Ciao amore! Ciao! Sì, sono ancora in piscina e non ce la faccio più. Tantissimo, infatti sarò diventando tipo un pesce. Luca, perché? Perché stai facendo ciò? Raga, stiamo per salire tutti insieme. Non ci credo. È bellissimo. C'è anche il porta. C'è il frigo bar. No, il frigo bar è vuoto. Andiamo verso l'infinito ed oltre, raga. Ok. È bellissimo. È il figlio che ti segue. Che bello. Raga, spettacolare. È vero. Vai amore, che freddo, no, freddissimo con questo drone qua. Ale! Il capitano ha abbandonato la nave. Dov'è? Qua. Ma dov'è finito? Eccolo, dietro di te, guarda. Eccolo. Ciao, guarda. Io voglio spostarmi. Luca è entrato in acqua. Cosa fanno? Ah, perché Luca si deve avvicinare. Stai trascinando 6 persone dal mio mignolo. E adesso c'è Simo che ci fa un po' di foto. Raga, è bravissimo. Dov'è? Fatima! Dove stai? Vale. Raga, io sono ancora qua, non ce la faccio più e sto congelando. Infatti, raga, sono salita su questo perché veramente ho freddissimo. Ma tanto adesso arriveranno gli altri in mio soccorso, anche perché so che Luca sta organizzando
una cosa per Katia, e Katia sarà veramente contentissima. Io so sempre tutte le sorprese, anche perché stando qui 24 ore comunque inizio ad avere fame. Chissà quando mi porteranno da mangiare. Guardate i preparativi. Cioè, praticamente qua state vedendo tutti dietro le quinte. Vorrei avvicinarmi al bordo, ma praticamente sono in mezzo alla piscina e non so come fare. E Debbie è arrivata in mio soccorso. Il problema è che è veramente tanto lontano. Aspetta. Come faccio? Aspetta. Ah, sì, ce la sto facendo. No, Debbie, io ti amo. Io Debbie, Debbie ti amo. Sei una grande. Sei la mia salvezza. Raga, mi sono appena svegliata, mi ero addormentata. Ma voi siete già qui? Ma... No, raga, non ci credo. Scusate, mi sono addormentata, ma... Dovevo riprendere tutta la preparazione di Luca. Io sono qui da tutto il giorno, non ce la faccio più, ho fame. Ma stanno mangiando. Luca, arrivo, voglio qualcosa da mangiare, arrivo. Ce la sto facendo. Sto arrivando. Sì. Attento. Sono a tavola con voi così. Amore, che carino. Luca, prende. Attento alle candele. Ok. Quindi devo stare... Se ti muovi troppo... No, io sto così fermo e basta. Che bello, raga, sembra che sono a cena con voi. Una vongola. Però, raga, voi siete così belli, così eleganti, e io... Noi stavamo facendo... Io ho fatto una sorpresa a Katie. Tieni. Vale, ma non hai nulla da metterti addosso? Grazie, amore. Vuoi che ti riprendo? Sì, grazie. Non hai niente, un asciugamano, qualcosa da metterti su? Non ho niente. Buon appetito, finalmente mangio anche io. Guarda, ti sei addormentata chissà perché è tutto il giorno che nuoci, che fai. Sotto il sole, 24 ore, raga, ce la farò. Luca, grazie per il tuo piatto. Io adesso lo finisco tutto. Ah, dai, mangio anche una cosa. No, mangia un po', se hai fame. Sono vongole. Grazie. Ma io direi che sono anche a posto, perché prima ho pasticciato un po', mi hanno portato delle caramelle. Comunque io me ne vado, vi lascio in pace. Okay, scusate, grazie, il disturbo, No, ma se vuoi rimanere rimani pure. Grazie, amore. Rimani pure se vuoi rimanere. Ma intanto mi spingi via così. Mi sta cacciando via. Vabbè, ciao raga, io vado a dormire anche perché è arrivata una certa, anche se in realtà voi state ancora cenando. Ma io sonno, quindi dove me ne sono? Sono tipo le... Ah no, non ho l'orologio. Non so che ore sono. Le 11. Vado a dormire. Ciao raga, buon appetito. Perché state mangiando a quest'ora? Tra l'altro anch'io non avevo ancora cenato, eh. Ciao raga, grazie mille per la cena. A parte che in questo video avete visto un via vai di gente che faceva video e cose, Luca e Katie, il Pete, Gianmarco Zagato, ognuno che faceva cose diverse. Però è stato un sacco divertente, anche perché mi hanno fatto compagnia alla fine. Se no, raga, dovevo rimanere veramente tutto il giorno qua da sola. Io spero che il mio video vi sia piaciuto. Cliccate like se così fosse. E seguiteci su tutti i canali, quindi sul canale di Luca e Katie, il Pete, Gianmarco Zagato, perché usciranno dei video pazzeschi fatti tutti all'interno di questa villa, oppure anche qua nei dintorni. Comunque qua sotto in descrizione vi metto tutti i link di tutti i canali. Mi raccomando, non perdetevi nessun video. Ciao raga, io adesso vado a dormire, mi sdraio qua. Spero di non congelare questa notte. Ciao.